Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha consegnato una menzione speciale a Emanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, con la motivazione: sostenitore instancabile della potenza pacificatoria del dialogo e del confronto, con la propria lungimirante attività improntata al riconoscimento della valenza aggregante della poesia, dell'arte, della cultura, scegliendo Agrigento come sede di convegni, eventi e mostre di rilevanza internazionale, ha contribuito a diffondere l'immagine del territorio agrigentino quale emblema di dialogo, arte e cultura, strumenti di aggregazione e di pacificazione, riconoscendo alla città centralità culturale, artistica e sociale nel Mediterraneo, bacino di crescita per la civiltà contemporanea. Ascoltiamo in proposito lo stesso Firetto, che si sofferma anche sul successo del concerto di ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento di Amy Stewart e della Gerardo Di Lella Orchestra Pop Plays anni 70. Professore Emanuele, Fondazione Terzo Pilastro ha voluto in questo modo ringraziare la città di Agrigento per questa menzione speciale che ha ricevuto, e in realtà la città ha voluto legare al nome del professore Emanuele, a Terzo Pilastro, questo riconoscimento per ciò che Terzo Pilastro Internazionale fa nel bacino del Mediterraneo, ma soprattutto in più in generale nella promozione della cultura. Non è sfuggito il ruolo che hanno avuto nella promozione di Valle dei Templi, l'Icaro caduto fa parte di questo grande progetto che è iniziato nel tempo, e Terzo Pilastro vuole sempre più legare il suo nome alla vicenda di Agrigento 2020, 2600 anni dalla fondazione. Ieri sera è stato un concerto che ha entusiasmato tanti e sarà una chicca di una serie di iniziative che, d'intesa con Terzo Pilastro e il Comitato Promotore di Agrigento 2020, vedremo nell'anno che arriva e che sancirà i 2600 anni dalla fondazione.